Concludiamo il nostro reportage realizzato a squisito con una serie di curiosità, a cominciare dal padiglione che ospitava Good Food, che dopo il successo della scorsa edizione è stato interamente riproposto. Qui abbiamo visto degli operatori, o meglio dei ragazzi che si stavano apprestando a realizzare quella che sarebbe stata la pizza più lunga di squisito. Chiaramente nulla a che vedere con la nostra pizza. Ci siamo imbattuti anche in uno strepitoso liquore estratto, pensato un po', dal riso nero. Un liquore dal gusto avvolgente che sicuramente avrà un successo incredibile. Accattivante il design di questi coltelli, di questi oggetti in acciaio. Ce li presentava uno dei coltellai più originali attualmente nel panorama italiano. A Squisito non potevano mancare i presidi Slow Food, che rappresentavano alcune aree del nostro patrimonio gastronomico italiano. Come non poteva mancare l'angolo lounge, cioè una sala adibita all'ascolto della musica e al gusto e al gustare di alcuni prodotti veramente straordinari preparati direttamente dai ragazzi di San Patrignano. Un angolo dove rifugiarsi dopo aver degustato e girato un'intera fiera, tra virgolette, di Squisito, dove poter poi degustare dell'ottimo vino, anche delle ottime bollicine. A questo punto non rimane che salutarci con la speranza di rivederci anche il prossimo anno.